65, 30 settembre, un pochettino raffreddato, malanni di stagione. Parliamo della partita di Champions League di ieri. Parliamo di Juventus-Chelsea, partita che ovviamente non ho visto, partita che ho già visto che ha fatto saltare i nervi a chi l'ha vista malissimo da chi la trasmetteva, ma questo è ovviamente ormai una cosa da circo, aver dato le chiavi della Ferrari a gente senza patente. E quindi chi ha visto ieri la partita male, ringrazi la FIGC e chi trasmette. Juventus-Chelsea, una partita ovviamente che ho sentito alla radio, che sapevo sarebbe stata una partita difficile, la squadra campione d'Europa, rinforzata da Lukaku, più consapevole, una squadra che veniva con tranquillità, visto che è solo la seconda giornata e che la Juventus è l'avversario principale, almeno, del suo girone, quindi poteva giocarsela tranquilla. È una Juventus che ha giocato con una formazione molto molto compatta, molto difensiva. Mancavano Dybala e Morata. Pensavo che Allegri schierasse Ken. Quando ho visto Bernardeschi ho già detto mamma mia. E invece ha avuto ragione lui. Una Juventus molto forte in difesa, molto arcigna, che ha giocato con De Ligt e non con Chiellini, come è giusto che sia. Visto che ci sarà un derby ovviamente sabato, un derby che ovviamente pagheremo un pochettino in termini di sforzo. Ieri la Juventus ha fatto una partita attentissima, non ha concesso praticamente nulla, era una partita sostanzialmente molto equilibrata, con un Chelsea molto più manovriero, una Juve ovviamente che non poteva mettersi sullo stesso piano, essendo inferiore a centrocampo, ma che ha vinto con un guizzo, perché poi alla fine le occasioni migliori le ha avute tutta la Juve, ha vinto con un guizzo di Chiesa, che in questo momento è il numero uno della nostra squadra, per forza fisica, per abnegazione, per lui tira da tutte le parti, lui va via da tutte le parti, lui quando è in giornata il gol te lo segna. E quindi un 1-0 dopo 3 secondi dall'inizio del secondo tempo, che è stato portato poi in porto con un Chelsea che praticamente non ha mai impegnato Szczęsny in parate, un Lukaku che ieri ha dimostrato di non valere 120 milioni, quant'è? Vabbè, ognuno capita di sbagliare le partite, ma vedo che caro Lukaku con la Juve vai sempre in bianco, magari poi al ritorno farai 10 gol. Quindi la Juve che si porta in testa al girone, uno Zenit però che ha battuto il Malmo, che credo sia la squadra più debole del girone, quindi è uno Zenit da tenere d'occhio, perché molto spesso poi il veleno è nella terza squadra, ci vorrà una bella vittoria in casa con lo Zenit, cercare di non fare cavolate tipo pareggi, roba del genere, tenendo conto però che noi il Chelsea l'abbiamo battuto e speriamo che magari il Chelsea vada in casa dello Zenit a vincere. Bravo Allegri, bravo Allegri. Ovviamente per i voti rivolgetevi a chi ha visto nei dettagli la partita. Credo abbia giocato un'ottima partita Bernardeschi, un'ottima partita Alexandro, partito bene dall'inizio della stagione. Szczęsny attento, ottimi difensori Bonucci e De Ligt, cosa devi dire ad una difesa che non ha subito i campioni d'Europa? Su tutti Federico Chiesa, cosa gli devi dare? 10. Praticamente era lui contro tutti e ce l'ha fatta. Quindi Juventus 1, Chelsea 0. Un saluto da Lux65, hanno sorpreso tutti, anche me, perché pensavo al massimo di pareggiarla o di perderla con onore, e invece il calcio ci stupisce sempre. Di sicuro non è la Juventus che vincerà la Champions League, ma l'obiettivo è prendersi i soldi del girone, che sono
un aiuto in un momento di crisi come questa, di mancanza di soldi, perché servono anche per comprare giocatori, per rinforzare una squadra che ne ha veramente bisogno. Ciao!